Giulia! Ciao! La mamma di Enrico Biglietti! Salve! Abbiamo lo stesso taglio di capelli, Enrico. Pertanto senza gel non si nota. Allora, però è l'unica differenza che... L'unica. Sì, è che... Si nota da soli. Andiamo. Costi. Che diciamo? Costanza, aspetta, ho fatto io. Sì, scritto. Ho fatto io. Beh, io vado a prendere il bicchiere, adesso ho messo il nome, ma non ti dico. Se sbagliavo strada una volta. Harry! Anche te, Harry! Cosa stai rispondendo? Sì. Cosa ha detto? Le calcette sono i regole. No, no, no.
roba. C'è più gusto. Ci vorrebbe anche c'è più gusto, verità. Puzzone! Che puzza! Between us.
visto, ma lì che c'entra? Lì è una cosa. Scusa, questa è un'altra, quello è il catalogo, questo è dove si trova. Carina, però mi devi vedere chi è il ramifo. Con un affare da poco.
bravi, voi due siete una coppia perfetta. Te ti chiami Lorenzo e Marco. E voi fate... Allora io direi di fare una competizione. Allora, noi due insieme, ecco. Noi due altri insieme, dai. No, io più. No, voi due avete cantato. Ora scusate. Molto Chicco. Io più Lorenzo. Allora, ora scusami, lui e lui. Vai. Io. Prepara... E dopo te con un altro. Allora, ora facciamo una gara. Voi fate azzurro, voi due. Vi preparate azzurro che la fate bene. La fate molto bene. Ora scegliamo un'altra canzone per voi due. Allora, e facciamo un'altra. Vai, non c'è calore. Vai a Cartoons. Ma Cartoons ti piace? Sì. No, no, ma sono tutte canzoni vecchie. Sono canzoni di gioca... di cose. Di chi? Di cartoni, ha detto Cartoons. Ma l'avete, le sapete? La scena non funziona. Io le so tutti. Funziona. No, no, dai. Oh, sì. Vanno dalla playa, a me mi piace fare. Ecco Cartuzzo. No! Anna da capelli rossi, capitano Anna. Anna da capelli rossi. Non vi appoggiate qui. Ok. Allora. Va bene. Ti so giocare. Non lo puoi modificare, deve essere... Vabbè, ti va bene così? Così sì. Vai. 0-0, palla mia. Aspetta, oh. Di oggi quando è fatto diccelo. Dai. Ok, basta. Buono. Dai, sotto. È 21? Doppia. 1-0 per te. Nico, reggi. Male, eh? No, no. No, no. Pari, Mattia. Oh, 1-1. Reggi, no. Certo, ti prego. No, io non l'ho buttata. 2-1. Bravo, Fafi. Pari. 2-2. Bella partita. Se fa un'altra anche se si dice un po'. Zicchelli. 3-2. Ma Mattia, dopo di questa volevo andare a sentire. Net. 3-2. No, bisogna cambiare campo. 3-2 per chi? Per te 3. Vai. Sono bloccato. 4-2. Mattia, all'inizio era peggio di te. A parte che te giochi bene. Pure all'inizio. No. 3-2. No, 4-3. No, 5-2. 5-3. 5-3. 5-3-8. Quanto sta? 8-4. 9-4, 8-5. 9-4. 8-5. Non ha toccato nel mio campo. Dopo per sostituire. No, ma io vado. 9-4, 13. Vabbè, dai, arriva. 5, ultima mia. Quanto sarebbe stato netto? Non so se è 10 a 6. No, 10 a 6. Ma la sapete questo? Ma dai! Tu mi dici il gesso? Me la darò! Ma adesso? Ma dai! A sommo? Nel pubblico? No! A chi la manda con la cosa? No, no, I'm not afraid to die.
benvenuto un figliolo mulatto che si chiama Raspa Raspa che va in Asia. Buongiorno signora! Sì, sì. Facciamo la foto di signora! Allora, siamo qui a prendere tempo? Sì. Ma il mio figlio non è fatto di cacco! Allora, buongiorno. Siamo, allora, ognuno prepara una canzone e poi facciamo la gara di dopo di Marco e Teresa. Allora, qui c'ha tre quattro. Ehi, vieni qua, ma chi ti ha insegnato a salire con le scarpe sulle sedie? Ma se io vedo il cassatore ti salgo sulle sedie, dove vedi? Vieni qua, chiudi la porta. Enrico, anti... quella, no! Guardami. Allora, devo cantare la canzone del sole. Io prego, io avviso. No, non cliccare, aspetta a lui. Aspetta, se no si può incavolare. Oh, Mario, venite qua! Dopo tocca a noi, dopo tocca a noi. Ma sì, io tocca a noi. Sì, però dopo tocca ancora a noi. Si canta tutto e noi si fa. Alziamo un pochino, se no si può provare. Dopo si fa la foto di gruppo. Sì, ora ci stiamo. La Maria deve andare. Guarda, mi picco. Ciao. Ci stai riprendendo, eh? In diretta, In diretta, su che canale? Sicuro uno dove non ci sia Berlusconi. Canale 5. La Rai. Un canale dove non ci sia Berlusconi, canale 5. La Rai. No. TMC. Bene, c'è anche c'è. È una canzone di cuore. Ah, una canzone d'amore. Mare. Che cosa gli ho tolto se ci sia solo che nessun accesso? Ci sposta anche la regina della serenità. Bella magnifica. Marini, ti mamma fa questo. Povero mai. Se gli altri non vengono. Marini, dai la fai la foto. Arriva Marco! Rana! Dai! Rapido! Come mai sei venuto? Poi fai la foto io. No!
E Giorgio guarda la partita Romania Portogallo. Sì, ma che palle, sono tutti piccoli. C'hanno tutti i capelli gialli nella Romania. Quella della foglia o la foto di Gloppo? Non voglio venire! Marco non va! No! Non va, mentre si ammina si fa! Mamma mia! Ci sono! Io sono qui, ecco! No, eccoli! Ah, ecco! Oh, mamma, la foto! Mettetemi in gola! Calma! Facciamo la foto! Voi siete liberi! Voi siamo liberi? Gioco contro i vinci di quella partita, in te non ci voglio più giocare visto che non vuoi giocare. Io sono ancora. Va bene, io contro te. Hai alcuna speranza di vincere? Io sono scascio contro questi. Meno male eri più bravo di me. Sono molto più bravo di te. Esatto. Hai visto Marco? You can touch it much, but sense bone. Adesso facciamo da pallina come la mamma dei biglietti. Ehi! Sono in carcere! Adesso lo distruggerò! Giorgi! Sono libero! Giorgi! Sentivo qualche cosina! Quella lì! Sarà cortuna lei! Mi scappava un proverbio ma non mi viene. Su Mattia, vieni a fare le facce pure tu. Mi dispiace, Mattia è di un pessimo umore. Ma su, hai dell'umor? Ecco, lo sapevo. Ecco, lo sapevo. Si batte 5 volte! E adesso il break! E me lo dà la mamma! Scaccolati un po'! Alzati la gonna e facci vedere! Peram pam pam, peram peram pam peram peram. Guarda che veduta, guarda che sole, guarda che pianura. Oh.
La Patrizia. No. Col golfino. Mi sta un po' lunghino, però. Chi è? Sì, il babbo. Ah. È un notario. Vende treni, pazzesco. Vende treni. Ah, l'avevo già sentito, sì. È bestiale. Vendere treni. Comprare un treno. Una locomotiva. Io sì, la voglio un vagone usato. 7-8 km di binario. No, il binario no. Nient'altro. Quello va bene libero. Però un vagone ristorante. Un vagone ristorante, pieno di cibo. Figo pieno. Pure un bel vagone. Un carro bestiame. No, no, il carro bestiame ti è interessante. Devo portare. Non mi interessa, devo portare. Devo portare. Oh mio Dio. È bellissimo. Si vedono, guarda un po', si vedono i raggi del sole, guarda. Ciao! Sì, però ricordati nella cosa. Sì che si vedono. Sì, ma danno. Sì, perché c'è un filtro apposta. Sì? Sì. Ah. Che ganzata, non si vede. La mia mamma è una pottata. La mia mamma ce l'ha, ora gliela acchiappo. La videocamera, ma che scherzo. Diventi un artista. Fa ogni cosa, mi interessa, basta che mi diverti. Aiuto! Ma dai, ma perché fate sempre... No, perché no? Perché non puoi strumare? Aiuto! Bravo, bellissimo!
e poi la India se mangia un bevo. Il treno dai da cercare azzurro. Andrà i biglietti, dite che. No dai, non tutto. Azzurro! E poi la India se mangia azzurro. Biglietti dai con questo capo ci sono qua. E allora io la azzurro! E poi la India più più. Al piano, al piano! Ai! Ai! Ai!
eravamo te. No, ma filmato. Ma quello che potete vedere è tutta una finta. Si attaccava. È una finta, eh? È una finta. Ecco, sta filmando. Che si fa? Ah, già, sta filmando. Ah, 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 che sei scemo. No. No, ti mangi il culo. Ma che ci vuol dire? Giorgi, guarda. Vai, vai. Guarda, ci vuol dire. Due le legano e la terza gli morde il culo a tutte. Ma ci appiccinò, mi morde i culi. Ma sopra, ci tocca, Leo! Ora lì, c'è un testimone. Sì, è vero che morde. C'è un testimone. E va bene queste piccolezze, c'è un morsino. Morsino. Oh, attenta, la Costanza si sta strangolando, eh! Oh. Ma questo aglio è big, amore! Mi dà tutto da sopravvento! Fate attenzione a questo lato! Ha provato tutto da suo fratello, eh! Anche quel bastoncino, la smettete di giocarci! Va bene, dai, si fa a tutti! Vai! No, si fa solo a me! Enrico! Me lo dai a me quel bastoncino, alla fine mi fate male! Antenna! Parabolica! Grazie! Ora l'ho capito, eh. Che stavo inquadrando così. Mi raccomando, un originale del tutto, se non so più come fare. Ma subito ascoltato, eh. Oddio. Col grondino di sudore. No. A parte che io piaccio sempre, vero? Però... È la parte più bella questa. Sì? Sì. Dici? Peccato che non si può sentire il profumo. Ah, ma mi lavi, facciamo dopo un Marco. Ora notte. No, che sono mio. Ma come no? Marco! Due... La panchina verde! Ti ribelli per avere queste cose. Credo che questo sia un modo sbagliato comunque di liberarsi, però la maggior parte della gente è per dimostrare che anche loro possono permettersi queste cose che la società ti spinge ad avere. E molti sono in carcere per questo, per avere l'abito firmato, per avere i jeans di Valentino, per avere cose di questo tipo, diciamo ragazzi giovani, eccetera. Questo è un modo parziale comunque di spiegare il carcere, perché la maggior parte della gente che è in carcere ora, un problema che quando io fuori è stato e che ho cominciato a vivere solo dopo l'uscita dei carceri speciali, faccio una breve parentesi, quando io fui arrestato la prima volta e anche la seconda, in carcere c'era più o meno gente come me, rapinatori.